Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio parlare di un prodotto che ho acquistato qualche giorno fa e del quale vi avevo già, diciamo, accennato in un altro video. Io ho fatto un video dedicato alla linea in edizione limitata di Kiko, quella tutta dedicata a San Valentino. E in occasione di quel video vi avevo detto che avrei acquistato uno di quei prodotti perché ero interessata appunto a provarlo. Nello specifico si tratta del rossetto trasparente reagente di Kiko. Sarebbe quel rossetto che a contatto con il pH delle labbra reagisce in modo diverso da persona a persona, conferendo una colorazione sempre differente in base appunto al pH delle proprie labbra. Quindi praticamente c'è un effetto personalizzato, ogni persona si potrà diciamo trovare con una colorazione differente. Io ero incuriosita da questo prodotto, l'ho voluto provare e l'ho acquistato proprio qualche giorno fa. Prima di tutto vi faccio vedere la scatola che è molto molto carina, proprio dedicata a San Valentino, a tutte queste labbra. E poi anche all'interno ci sono queste labbra fatte così, proprio sulla scatola, spero che riusciate a vederle abbastanza bene. E anche il packaging comunque mi piaceva, è così, è fatto in questo modo, bianco, e ha proprio il nome della linea appunto dedicata a San Valentino con le labbra disegnate sopra. Il rossetto all'interno si presenta in questo modo, quindi è rosso ma trasparente. Spero che riusciate a vedere proprio l'effetto trasparenza, perché forse con questa luce può sembrare completamente rosso, ma in realtà è rosso ma trasparente. Io ho voluto provarlo perché ero incuriosita appunto da questo effetto reagente in base al pH ed è il rossetto che adesso vedete sulle mie labbra. Io, siccome sono consapevole di non avere una luce adatta per il make-up, cercherò di mettervi da qualche parte, o qui non lo so, una foto con le mie labbra più da vicino in modo che possiate vedere l'effetto che fa. Sicuramente non si tratta di un rossetto che va a colorare le labbra. Io ho subito avuto l'impressione di avere sopra le labbra più un burro di cacao che un rossetto, e questa è la sensazione proprio fisica che mi dà questo tipo di prodotto. Devo dire che le mie labbra al naturale, quindi senza niente, non sono proprio così, ma sono un pochino più chiare, un po' più pallide, diciamo. E questo rossetto ha effettivamente dato alle mie labbra una colorazione un pochino più accesa, pur restando su toni molto naturali, perché effettivamente sembra che io non abbia il rossetto sulle labbra, sembra che non abbia quasi nulla. Ma in realtà una colorazione rosata tendente al naturale è riuscita a darlo. Quindi sulle mie labbra effettivamente un effetto reagente colorato l'ha avuto, anche se non è comunque un rossetto che va a tingere le labbra, a colorare le labbra. Ha semplicemente questo effetto di colore naturale che riesce in qualche modo a rendere delle labbra come le mie, che senza rossetto sarebbero abbastanza pallide, riesce a renderle comunque un pochino più vive, ma restando con questo effetto appunto naturale. Io questo rossetto ovviamente lo utilizzerò magari più in estate, quindi in estate quando magari vado al mare, quando ci sono tutte quelle occasioni in cui un rossetto troppo scuro e troppo colorato potrebbe essere fuori luogo, comunque potrebbe darmi fastidio, potrei effettivamente utilizzare una cosa di questo tipo perché pur lasciando le labbra naturali comunque conferisce una colorazione che aiuta a renderle comunque un pochino più vivaci e un pochino meno pallide. L'effetto che voi sentirete, dicevo, è quello di un burro di cacao, quindi riesce a ravvivare un pochino il colore naturale delle labbra e allo stesso tempo a dare una sufficiente idratazione, perché comunque le labbra ve le sentirete molto morbide, almeno questo è quello che succede sulle mie labbra. Io effettivamente le sento morbide, idratate e in più c'è questo effetto appunto un pochino colorato, tra virgolette, ecco. Fatemi magari sapere nei commenti se lo avete provato e cosa ne pensate. Io mi fermo con questo video perché non ho molto altro da dire, l'ho provato solo qualche volta e questa è l'impressione che ho avuto. È comunque un prodotto che mi piace e sono contenta di aver acquistato.
Mi fermo, vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un bel like se vi è piaciuto il video, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.